Il consultorio familiare del Policlinico di Milano si trova in via Pace 9, alla Palazzina Bertarelli. I consultori sono centri multiprofessionali di prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale, alla persona, alla coppia e alla famiglia nelle diverse fasi della vita. Per le ragazze e i ragazzi, a partire dai 14 anni, è previsto uno spazio a loro dedicato, lo spazio giovani. Spazio giovani è proprio un momento che il consultorio dedica alla cura dei ragazzi tra i 14 e i 22 anni di età. Si tiene giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16:30, è accesso libero e soprattutto viene trattato il tema della contraccezione, anche se i ragazzi si rivolgono, afferiscono a questo spazio anche per altri motivi. Per quanto concerne la contraccezione, possono afferire anche ragazzi non maggiorenni, possono venire da soli, in quanto la legge 194, che è la legge per l'interruzione della gravidanza, dedica una parte anche alla contraccezione dei giovani, anche minorenni, quindi questi possono afferire da soli. Possono venire per vari motivi, possono venire per chiedere delle informazioni, possono venire per effettuare una visita ginecologica e conseguentemente per richiedere la prescrizione di un contraccettivo. È totalmente gratuito, si accede senza una impegnativa del medico di base. Quando la ragazza viene si sottopone a un colloquio informativo che solitamente viene fatto da un assistente sociale o da un'infermiera professionale e poi viene da me, che sono una ginecologa, dove può fare tutte le domande che vuole e sottoporsi a una visita ginecologica se lo gradisce, non è obbligatorio questa parte. Rimane una cartella aperta a nome di questa fanciulla e la ragazza può venire tutte le volte che vuole, anche solamente se ha dei dubbi o per fare una visita di controllo qualora abbia iniziato l'utilizzo di un estro progestinico. Poi possono accedere anche i ragazzi se hanno qualche dubbio o qualche domanda da fare. Solitamente questo era più fattibile un po' di tempo fa, quando i ragazzi potevano venire in coppia. Adesso, con la scusa che c'è appunto il Covid, gli accompagnatori non possono entrare, questa parte risulta un po' difficile. Speriamo che poi di riprendere come prima. Sono Gaia Spinelli, sono una delle psicologhe e psicoterapeute del consultorio di Via Pace. Oltre alla possibilità di incontrare un ginecologo, allo spazio giovani è possibile incontrare anche uno psicologo. Anche questi incontri sono gratuiti. È possibile fare un primo colloquio conoscitivo senza appuntamento per conoscersi, confrontarsi con un professionista, spiegare la propria richiesta. Se poi il ragazzo o la ragazza è minorenne e desidera iniziare un percorso di supporto psicologico, è necessario coinvolgere anche i genitori per avere il consenso per la prosecuzione del percorso. Questo non vuol dire che poi i genitori verranno informati di tutti i contenuti dei colloqui, perché comunque rimangono riservati. In genere le tematiche che portano i ragazzi possono essere fatiche nelle relazioni con i genitori, con i partner, con gli amici, fatiche legate al periodo di crescita, difficoltà nell'accettazione di sé. Ci teniamo molto che voi ragazzi conosciate lo spazio giovani, perché sappiamo che tutti nella vita possono attraversare dei momenti di difficoltà e di crisi e non è sempre facile sapere a chi rivolgersi. Lo psicologo può affiancarti e fare un pezzo di strada con te. Sono Daniela Seregni e sono un'educatrice. Io sono Maria Rita Grimaccia e sono assistente sanitaria. La nostra attività si svolge prevalentemente nelle scuole.
Realizziamo programmi di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Dialoghiamo con i ragazzi rispetto alla tematica della sessualità in generale, ma soprattutto riflettendo come la sessualità non sia un argomento a sé stante, ma sia il nostro stesso esistere. Parliamo di prevenzione in ambito sessuale, quindi sicuramente si parla di relazione, di emozioni, di sentimenti, ma anche di intimità, di consenso e di rispetto. Invitiamo i ragazzi e le ragazze a riflettere criticamente sugli stereotipi di genere. Affrontiamo il tema del sexting, argomento emergente in questo periodo. E presentiamo inoltre le attività del consultorio, quelle in particolare rivolte ai ragazzi e alle ragazze di questa età e lo spazio giovani, quindi. Cioè portiamo il consultorio fuori dal consultorio. Il nostro intento è far sì che il consultorio diventi un luogo a cui i ragazzi possano rivolgersi per confrontarsi e chiarire dubbi, incontrare e confrontarsi con dei professionisti. Il nostro obiettivo nelle classi è aprire un canale di comunicazione e di dialogo sul tema dell'affettività e della sessualità, che possa poi proseguire in consultorio.